Salve popolo di YouTube, bentornati, vi ho lasciato con un bel cliffhanger qua, adesso io non so ancora che cadenza dare agli episodi, spero di non avervi fatto attendere troppo, ma qui siamo in uno spiazzo molto sospetto, infatti qua abbiamo un che dovrebbe essere un boss. Tannibug, ma piccolo insetto, tornatene nel buco da cui appartieni. Chi me lo comanda? Non puoi, non riesci neanche a riconoscere. Rinclear disavventure, non sai neanche capire quando sei in chiaro svantaggio. Si chiama Albei, generale del Dark Hand, la mano oscura, che è Daredevil. Army of Annihilation of Insolent Falls. Uccide dei stupidi come te. Allora, questo ha un pattern d'attacco abbastanza stronzo. Oh, 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 che simpaticone. O simpaticone. La voce sembra una banana. Ok. Benissimo. Boss che abbiamo subito, che ci ha subito dato una lezione. Non sarà facile. Vediamo. Proviamo. Allora, la strada la sappiamo. Proviamo. Dobbiamo farci. E vedete, la lancia non uccide istantaneamente questo nemico. Solo alcuni nemici vengono uccisi con un colpo solo dalla lancia. Tipo lui. Lui. Che non riesco a prenderlo. Ricarica e ci vediamo dopo. Anzi, mai più. Spero. Ah, capperi! Ho 0-0 vite però qua, ho 0-0-0-0 vite. Oh, proviamo. Ok, sembra che ci dobbiamo risolvere il dialogo. No. Maledetta! Perché non corri di più? Ehi! Riesco a saltarle a... Oh! Ridi. È difficile saltarle. Non mi accorgo mai quando muoio. Oh, questa è una schermata di Game Over che non ho mai visto. C'è un bel retry e give up. Facciamo retry. Cosa succede se faccio... se riproviamo. Partiamo dall'inizio del livello. Oh! Grazie! Beh ragazzi, se volete posso anche accelerare questi... Posso anche accelerare il filmato in modo che non dobbiate sorbirvi tutta la mia, tutto il percorso da capo. Effettivamente molti di questi mostri posso anche non ucciderli. Oh no. Mi ricordano i maledetti giochi Camoia Mega Drive dove nei quali se si cadeva questi lievito basta. È che questo posso evitarlo, l'altro no, gli altri no. O invece sì. Mettetelo dove lo so io. Conviglione. Le vite, allora quando torni hai tre vite. Sì. Non è stato letale, non è stata letale la lancia per lui. Strano.
E se scendo di qua? Spinning. Ok. Provi. Mi sa che qua non c'è un filo lance. Però qui c'è un passaggio segreto. Monete. Soldi non comprano la felicità, ma ci vanno vicino. Allora, oh, proprio sopra, andiamo. No, scemo. Per esplorare sono andato. No, ecco. Madonna, c'è un venditore qui, vero? Sì, ciao, simpaticone. Dammi questa, non hai vite, fai queste e ciao. Ah, però posso anche chiedere qualcosa. Gael ha lasciato il castello per venire qui. Sta cercando qualcosa, qualcosa di rosso, suppone, e ride. Cosa avrà da ridere? Lo sa solo lui. Allora, andiamo a saltare un po', accelerare un po' i tempi, sono qua. Mi ricorda anche un po' Volgar the Viking, solo che Volgar è molto più difficile, punitivo, è imparato sotto memoria, questo è molto più sciolto, anche meno rigido. Non so perché mi ricorda Volgar the Viking, in realtà poi ci sono altri mille altri giochi che potrebbero ricordarmi questo gioco qui. Il momento migliore per colpirla. Oh! Quando fa sto teletrasporto che sbaglia. No. Peccato che non ci sia una. No, quando fa quell'attacco lì. No. Ehi. No. Va bene ragazzi, allora per non rendervi la cosa più noiosa e tediosa, io quasi quasi farei questa cosa qui, cioè vi risparmio quest'altro mio viaggio verso il boss e vi faccio vedere solamente quando lo affronterò di nuovo. Va bene? Ci vediamo dopo. Eccoci qua di nuovo. Niente chiaro. Oh! Allora, devo capire quando fa quell'attacco come fare a evitarlo. Non è bello quando ti spara da quella distanza. Però la cosa bella è che quando lei spara posso saltarle qui. Ah, però se salto dove andare? Poi bravo, bravo, continua, continua, continua. Oh! Bravo, bravo! No, porco il... Taglio. Vediamo se riusciamo a sconfiggerla. No. Siamo partiti malissimo. Bravo.
Bravo, bravo, bravo e bravo di nuovo. Guardate, sono tornato. Adesso quoziente di difficoltà aumentato perché sto giocando con ecco in testa che mi sta cadendo. Quindi... Allora, mi sono un po' caricato, ho barato, sono tornato indietro, mi sono comprato un po' di vite e adesso proviamo a far fuori questa maledetta. È già il terzo quarto tentativo che faccio. Vediamo se... Oh! Devo ricordarmi che lei ti spara. Se faccio così... No, sto troppo... Troppo fermo. Bisogna approfittare molto quando lei è girata di spalle. E bisogna anticipare molto quel... Ecco, infatti, come non l'ho fatto qui. Oh! Oh! cerco una scusa, Rather honor than grace. Pick up your fight more. L'ho fatta andare via. Quindi non l'abbiamo sconfitta, ma non definitivamente. Ce l'abbiamo sconfitta. Oh, una reliquia! Ottimo per questo finale. Scusa, ecco, faccio scendere. Ok, prendiamo una scaglia, una di sirena. Ora posso respirare. Oh, scusate, cosa è successo? Ora posso respirare sott'acqua. Figata! Fantastico, ragazzi. Finale perfetto per questo episodio. Direi che adesso lo chiudiamo qui. E stavo registrando, sì, ok, perfetto. E perfetto. Finale perfetto per questo episodio. Lo chiudiamo qui. Abbiamo una seconda reliquia. Abbiamo aperto un'altra via, che è quella subacquea, che abbiamo visto poco fa. E niente, per adesso vi saluto, mi scuso se vi ho fatto un po' attendere, insomma, per questo scontro con questo boss, ma insomma sto anche affrontando il gioco per la prima volta, quindi è anche normale. Ok, io vi saluto, ragazzi, e ci becchiamo alla prossima. Ciao.